Ciao a tutti Gucci e ben ritrovati alla vostra Andriclant1 su Pokémon Ultra Sole, quarto episodio. Ragazzi, sto in astinenza dopo solo 3 ore di stacco dal gioco. È una cosa che difficilmente mi capita da un po' di anni a questa parte. Mi sono fermato per giusto 3 ore per appunto riposarmi un attimino. Ma davvero, sto in astinenza, non ci posso credere. È davvero tanti anni che non mi succede di stare in astinenza da un gioco. E è bello. Ah, ci picchia! La scuola per allenatori. Non voglio tornare a scuola ancora una volta. Non possiamo andare da quella parte finché c'è quel Tauros che blocca la strada. Ma la nostra destinazione era la scuola, quindi non è un problema. Entriamo e lasciamolo stare. Come dici tu, Lily? Eccoci qua. Percorso 1, scuola allenatori. Oh, yeah, senti il ritmo. Oh, Landra, eccoti qui. A quanto pare ti ho preceduto. Benvenuto alla scuola per allenatori. La tappa obbligata per tutti gli allenatori in erba. Ah, professor Kukui, è questo il ragazzo di cui mi parlava? Esatto, Andrea è un allenatore molto promettente. Non esiti a metterlo alla prova. 4 allenatori. Andrea, come prima lezione dovrai sconfiggere 4 allenatori di questa scuola. Per te Pokémon sarà di certo un'esperienza di cui fare tesoro. Già che siamo in tema di esperienza. Yeah! Se attivi con tipo di esperienza, tutti i Pokémon della tua squadra guadagneranno punti E dopo una lotta. Punti E, punti esperienza. Trae profitto della tua lezione, mi raccomando. Troverai qui i tuoi sfidanti anche dentro la scuola. E nelle aule potrai ottenere tante informazioni utili. Bene, comincia pure. Non so se lo sai, ma gli studenti di quella prof sono tutti ottimi allenatori. Uno è anche diventato capitano, Liam. Ti do un consiglio che ti sarà utile durante la tua avventura. Dopo che avrai affrontato un Pokémon per la prima volta durante la lotta, potrai vedere quali mosse sono super efficaci contro di lui in base alla compatibilità con di tipo. Prova ad andare nell'erba alta per incontrare tanti Pokémon diversi e lottare a più non posso. Certo! Ok. Intanto recuperiamo una Pokéball. Pozione, ottimo. Prima di combattere voglio, insomma, vedere un po' in giro quello che c'è. Così non ci lascio nulla. Qui c'è un allenatore che mi affrontava col tipo veleno. Se non sbaglio questo è quello più forte di tutti, quindi mi vuole affrontare alla fine o una cosa del genere. Allora, qui mi sembra che si incontrino Magnemite tra i vari Pokémon. Quindi incontriamo già subito il tipo acciaio. È una cosa da non sottovalutare. Vediamo un po' chi c'è. Grimer selvatico! Non ho mai visto questo Pokémon. Dai, davvero? Ora con Rotomdex il Pokédex funziona in questa maniera? Figata! Però veleno gas, no dai! Non so se ha polvo scudo o muta. No, non ha muta. Fammi vedere un po' però se ce l'ha muta. Perché non è detto che muta agisca subito al primo turno. Fa vedere un po' che abilità. Ah, muta! La muta dovrebbe agire subito. Però non è detto, quindi... sti cavoli. Dato che i Pokémon non si avvelenano più camminando, meno male. Metto Poplio davanti, ovvero Liopop. Ok. Continuo a cercare un po' di Pokémon. Non so se si può trovare Markrow, a dire il vero. Oh, però c'è un bambino. Oh! Conosci la mossa Velenogas? Il mio Grimer è uno specialista, nessun avversario può resistere alla sua Velenogas. E vai alla grande allora. Martino Marmocchio, vai così bimbo. Ok, Poplio. Facciamogli vedere cosa sappiamo fare. Incantavoce.
Ah. Ha la mossa veleno, Gaspero non la usa. Pistola acqua! Uey! Ma perché l'ho detto? Ah, potevo mandare Rockcraft. No, aspetta, Rockcraft e roccia. No, vabbè. Niente. Errore mio. Perfetto. Fatemi curare i miei Pokémon, se no qua si perde. I Pokémon di tipo erba sono immuni alle mosse che rilasciano polvere come sonnifero o veleno in polvere. Ma nemmeno loro possono sfuggire a veleno in gas. Lo so. Addirittura c'è Zorua! Ma così all'inizio? Da paura! Allora, mi sembra che non ce ne siano per il momento. Poi magari controllo su Bulbapedia e vedo se ci sono. Così sto più tranquillo. Allora, in classe non mi ricordo se c'era qualche studente che voleva lottare. Sì, c'è! Ho dato una baccarancia al mio Metapod. Grazie. È un'informazione che mi tornerà molto utile. E anche Metapod è andato, piccolina. Mi dispiace. E intanto devo sale. Occhioni teneri, fai dimenticare. Occhioni teneri. No. Blocco apprendimento. Questo nel caso vuoi far evolvere un Eevee in Sylveon, allora glielo impari. Se no non c'è motivo, secondo me, su Poplio. Oh, mi dà una baccarancia. Tre baccarancia, non una, ben tre. Ok. Questa non è un'allenatrice, no. Allora possiamo andare. Salve. I tuoi Pokémon hanno dei buoni artigli? Beh, in questo caso ti regalo questo. Ah. Grazie per rapido artigli. Può sempre tornare utile. Questo non mi dice nulla. Ah, quindi non posso salire. No, non mi fa salire. Forse praticamente la prof è l'ultima che devo andare a combattere. Per qualche strana ragione. Quando il mio dorato boss li perde PS durante una lotta non resisto. Uso subito una pozione per farlo riprendere. Ah, ok. Quindi questa è quella che usa gli strumenti. Sportiva. La teenager con una racchetta in mano. Perfetto, Bosley è roccia. Utilissimo, utilissimo. È utile che sia svantaggiato. Questa è l'utilità. Perfetto, non ha neanche avuto il tempo di usare la pozione, poverina. E così sei riuscito a sconfiggere tutti. Ma io e Miekas non ci lasceremo abbattere facilmente. Trema davanti alla sua abilità! Facciamogli vedere chi comanda, io Pop. Prepotenza, non mi interessa la prepotenza. Io vado di attacchi speciale, baby. Incantavoce! Ah, morso. Bene, non tentenna. E colpisce. Ah, è veleno, non è molto efficace il folletto. Vai con pistolacqua, non demordere. Oh no, avvolgi Bot. Ci avvolge nelle sue spire per farci immobilizzare. Ma noi colpiamo con pistolacqua. Ah, le sue spire ci feriscono, ma noi non demordiamo. E cerchiamo la vittoria con un ennesimo pistolacqua. Ma è più veloce, usa morsa, che potrebbe farci tentennare, ma non tentenniamo. E via! Si va a vincere. Ottimo lavoro, Poplio.
Ti avrò anche ridotto l'attacco, ma di sicuro non ti ha ridotto la voglia di vincere. Beh, ti ho detto, uso attacchi speciali. L'abilità prepotenza riduce l'attacco del Pokémon avversario. Le abilità sono importantissime, se le conosci a fondo potrai vincere qualunque lotta. Beh, pazienza, riconosco la tua forza e ti faccio un regalo speciale. Prendi questo MT. Guardi leone. Grande. Ti spiego quello che devi sapere sugli MT. Sì, lo so. Posso usare le MT quante volte voglio. Oh, la campanella vuol dire che stanno per fare un annuncio. Attenzione, attenzione. Andrea è desiderata a primo piano. Ripeto, Andrea primo piano. Grazie. Hai già combinato qualcosa di così grave da farti richiamare dalla scuola? Può darsi. Ah, davvero? Lilia. Ma davvero? Strano. Facciamo recuperare punti a Poppio e andiamo a combattere anche la Profi. Adesso la via è libera. Eccoci qui. Andrea, sei riuscito a battere i miei studenti. Stento quasi a crederci. Complimenti. A questo punto sono curioso di vedere come te la cavi contro di me. Che ne dici? Accetti la sfida? Certo. Il professor Kuki mi ha parlato di te. Ti sfiderò usando un Pokémon forte contro il tuo Poprio. Vediamo come te la cavi. E vediamo, professoressa. Chi lo sa? Può anche essere che io la batta. Chiara insegnante. Rowlet! Oh! Hai capito! Furba lei! Andiamo con l'incantavoce. Ah! Questa fa male. Vediamo un po'. Dovrei cambiare Pokémon. Ah. Sacrifico un attimo Metapod. Mi dispiace Metapod, ma per questa volta dovrei un attimino sacrificarti. Mi dispiace davvero. Volevi! Andiamo con il rafforzatore, così rafforzo la difesa. Ah, però, li fai i dannetti buoni, Rowlet. Bene, ora sono abbastanza forte da poter reggere un altro attacco azione. Ma no, recupero punti salute con la pozione e via. Preferisco giocare sicuro. Recuperare punti e poi tornare a rafforzarmi. Vediamo quanto mi toglie ora. 4 punti e 3 salute mi toglie. Allora andiamo ancora col rafforzatore. Bene. Ora dovrebbe togliermene solo 3. Andiamo di 1000 bave. Così gli riduco la velocità. Ah, sarà un po' lunga, ragazzi. Sarà un po' lunga. E abbiamo sconfitto la prof con Slyla, ovvero Rockruff. Che sarà l'11. Io può posare anche lui. E anche Pizza Pie. Salgono tutti di livello. Grande. Non te l'aspettavi, eh? Lo so. Incredibile. Mi ha insegnato tutto come si lotta. Scherzi a parte, come ricompensa per la tua vittoria ti regalo queste. 5 Megaball, non male, non male. È più facile catturare Pokémon con una Megaball che con una Pokéball. Conoscere Pokémon e le loro mosse. Questa è la base dell'allenamento dei Pokémon. Non sei d'accordo? Ciao, io sono il capitano Liam. Ti ho visto lottare ed era un tale spettacolo che mi è venuta voglia di vederti a parlare. Lui è Andrea, viene da Canto. È un allenatore molto promettente. La sua abilità nella lotta è straordinaria. Ah, un nuovo arrivato. Sono curioso di vedere come te la caverai durante la mia prova. Ebbene sì, noi capitani segniamo le prove che vanno superate per poter affrontare Kauna. La mia prova si svolge nella grotta sottobosco. Ah, Wally c'è dell'erba alta anche dentro la città. Potresti approfittarne per ampliare la tua squadra prima della prova. A proposito di prova, non vedo l'ora che tu venga ad affrontarla.
Ah, giusto. Ho avvisato l'allenatore del Taurus che bloccava la strada davanti alla scuola. Devi sapere che quel Pokémon è una specie di celebrità, mele mele. Bene, direi che hai già imparato tutto quello che, che potevamo insegnarti. Complimenti. Attenzione, prego. Siamo lieti di annunciare che la lezione di Andrea alla scuola per allenatori è terminata. Bene. Prenditi cura dei Pokémon, ok? E non trascurare i loro problemi di stato. Buona fortuna con il giro delle isole. Buona fortuna e non dimenticare di dare delle bacche deliziose ai tuoi Pokémon. Andrea, fai tesoro di ciò che hai imparato oggi e mettilo in pratica durante il tuo viaggio. Ricordati di usare le MT, i tuoi Pokémon diventeranno un portento. Mostra a tutti di che pasta sei fatto. Tu e tuo papà siete davvero affiatati. Comunque, già che siamo qui, perché non vieni con me e ti porto a fare un giro per Awoli? Dai, andiamo! Ok, possiamo andare ad Awoli. Andrea, da questa parte! È andato davvero bene a scuola con i tuoi Pokémon. Ti stavo osservando, sai? Sono rimasta molto colpita dalla vostra intesa. Andrea, tu faresti qualsiasi cosa per i tuoi Pokémon, lo vedo bene. Ora capisco perché quel giorno siete riuscito a salvare il mio Nebulino. Oh, mi ero dimenticato di Tauros! Ma hanno detto che hanno liberato la strada. Oh, guarda chi c'è, Lilia e Andrea. Siete sorpresi di vedere questo Taurus qui da solo? Non preoccupatevi, ci penso io. Andrea, avvicinati, puoi accarezzarlo se vuoi. No, me ne vado. Sì, me ne vado perché devo andare al centro Pokémon. Ad ogni modo, Cucci, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video che termina qui. In descrizione, come sempre, vi ricordo che c'è il link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo domani, sempre alle 3, con un nuovo video per Pokémon Ultrasole. Bye bye!